fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento l'incolora, se impazzire può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami Martinio, di Mimì, come la chiamavamo noi, noi quelli che la volevamo bene. Ci siamo frequentati molto per un periodo negli anni 70, comunque poi abbiamo continuato a vederci, a sentirci. Si parlava di tante cose, lei era una che nelle cose voleva sempre andare in profondità. E poi ho un ricordo, l'ultima volta che l'ho vista è stato durante uno spettacolo televisivo nel quale alla fine tutti gli artisti dovevano cantare qualcosa insieme. E sono felice perché ho anche la registrazione di quella trasmissione, perché alla fine ci fu una cosa strana, anche brutta, un fuggi-fuggi generale dal palco, tutti che si spostavano in qualche maniera da Mimì, e io si vede proprio che le vado vicino, l'abbraccio e si vede con che sorriso lei mi guarda, come se le avessi fatto il regalo più grande del mondo a non farla sentire esclusa. Ecco, credo che queste siano state le cose più brutte che sono state fatte a Mimì, però fortunatamente c'è stata anche tantissima gente che l'ha amata profondamente per quello che lei riusciva a trasmettere con la sua voce straordinaria. E quindi lei non morirà mai, perché avremo sempre la fortuna in qualsiasi momento di riascoltarla per quello che lei veramente voleva essere per tutti noi. La cosa bella è che anche i giovani, mia figlia a 13 anni ama cantare ovviamente perché è cresciuta in una famiglia di musica. Quando ha sentito Almeno tu nell'universo mi ha detto: papà, ma chi è questa qui? Gli ho spiegato tutto, no? E lei mi fa: che peccato, mi dispiace solo che non la potrò mai incontrare, perché deve essere stata una grande. Io ho qui, per gentile concessione del pool Mani Pulite, dopo Lino Banfi, che è stato abbastanza dei bravissimi, Dodi Battaglia, che ha suonato in questo disco per me, e quindi la facciamo insieme questa cosa, certo. Di Vasco Rossi, Dillo alla Luna. Guardami quando mi parli, guardo se è vero. Guardami quando mi parli, guardo se tremo. E smettila di parlare, guardando il muro. E se qualcosa mi devi dire, tu dimmelo duro. Guardala in faccia la realtà, e quanto dura, sarà sfortuna. Ma sì, sfortuna. Guardala in faccia la realtà, sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. E se c'è qualcosa che non ti va, tu dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna, dillo alla luna. Se sei sincero, se non mi guardi quando mi parli,
sei sicuro. Io la voglio in faccia la verità, e se sarà dura la chiamerò sfortuna. Mi sono divertita più degli non baffi. C'è il professore. Questa... Grazie. Abbiamo fatto un altro nuovo gruppo, oltre a quello di Lino. Veramente tu ne avevi fatto anche un altro, con Zucchero, no? Eh?